Con la vittoria di Cateno De Luca si è definita anche la composizione dell'Assemblea cittadina. La conformazione infatti del nuovo Consiglio Comunale è particolare, visto che le liste del primo cittadino non hanno superato al primo turno lo sbarramento del 5%. Con la vittoria di De Luca vediamo insieme quindi come muta la configurazione del civico consesso e chi trova posto nel Consiglio Comunale. A cominciare dai 5 Stelle, 7 per loro i consiglieri. Trovano posto, oltre a Gaetano Sciacca, anche Andrea Argento, allenatore di calcio e istruttore di atletica leggera. Un volto nuovo come anche Serena Giannetto, collaboratrice di uno studio di consulenza laureando in economia. E ancora Paolo Mangano, con i suoi 22 anni, è il più giovane dei pentastellati, studente in consulenza del lavoro. Cristina Cannistra, assistente sociale, vicepresidente della consulta delle associazioni sociali, e poi Giuseppe Schepis e Ciccio Cipolla. Al centro-sinistra vanno 13 seggi, 5 al PD, 4 alla lista Libera Me e 4 a Sicilia Futura. Il primo a entrare in consiglio comunale sotto il simbolo del PD dopo 5 anni di assenza è Felice Calabrò, sconfitto 5 anni fa al ballottaggio da Corinti. Confermati Claudio Cardile, primo in lista con 1189 preferenze, Libero Gioveni, Gaetano Gennaro e anche Antonella Russo. Per la lista Libera Me troviamo Biagio Bonfiglio, medico nello Pergolizzi, il suo è anche un ritorno in consiglio comunale, Massimo Rizzo avvocato e Alessandro Russo. Per la lista di Sicilia Futura troveranno posto in consiglio comunale Nino Interdonato e Alessandro De Leo, sindacalista e figlio dell'uscente Pippo, e poi ancora Daria Rotolo, moglie del revisore dei conti del comune Federico Basile, e Pietro Latona, preside dell'Istituto Agrario Cuppari di Messina. Al centrodestra vanno invece 12 seggi, compreso quello del candidato sindaco sconfitto Dino Bramanti, che potrebbe però cederlo. Nel dettaglio, 4 seggi vanno alla lista Ora Messina, 4 a Bramanti sindaco e 3 a Forza Italia. Per Ora Messina entrano in consiglio comunale Nicoletta D'Angelo, candidata di riferimento del consigliere comunale Pio Amadeo. Poi la new entry Gian Domenico La Fauci, in quota Luigi Genovese, e riconfermati Francesco Pagano e Pierluigi Parisi. La lista Bramanti sindaco dà invece la possibilità di entrare in consiglio comunale all'avvocato specializzato in previdenza e diritto del lavoro Salvatore Sorbello, a Gianni Caruso, imprenditore nel settore delle calzature ed ex consigliere della quarta circoscrizione, e poi ancora Giovanni Scavello e Salvatore Serra. Forza Italia assicura un posto a Benedetto Vaccarino, Giovanna Crifò e Ugo Zante, volto nuovo rispetto ai due veterani, con in tasca una laurea triennale in consulenza del lavoro, scienze dei servizi.